24-23. Battuta tattica su Pistolato in difficoltà, attenzione, palate impossibile per Aricò, prova a tirare comunque la seconda linea, adesso il bagger per Murray Method che chiude col money out, 25-23 Montichiari. Ve lo anticipo, credo che la stagione della Crovelli sia finita qui. Buon pomeriggio amici del volley, ben ritrovati come ogni mercoledì con Studio Volley. Un inizio un po' diverso, quello della puntata di oggi, perché abbiamo voluto farvi subito, darvi una copertina che vi facesse capire quello che è la notizia, quello che è stata la notizia del weekend, cioè una vittoria della Crovelli che però di reale vittoria non si tratta, o perlomeno è arrivata sul campo ed è un 3-2 su Montichiari, ma purtroppo visti uno i risultati degli altri campi e due che non è arrivato una vittoria da tre punti come invece doveva essere, si fa davvero dura per i playoff della Crovelli. Ci servirà un miracolo, ma attenzione, un miracolo vero e proprio. Nell'ultima giornata, andando a vincere a Casal Maggiore, la squadra che si gioca la promozione diretta in A1 e sperare in risultati dagli altri campi favorevoli. Insomma, quindi come il nostro Fabio Poncemi, che vado già a salutare visto che come al solito al nostro fianco, ciao Fabio, ci ha detto in telecronaca, se non è finita la stagione della Crovelli su quel punto del quarto set, poco ci manca, insomma. Eh sì, forse non sarebbe bastata neanche una vittoria per 3-1, perché con il successo di Casalmaggiore a Novara sono cambiate tante cose. Certo è che quella partita era comunque da vincere da 3 se si voleva ancora sperare, e su quel punto che va a appunto 2 pari ho avuto la netta sensazione, mi è venuto proprio naturale dirlo, la stagione della Crovelli finisce qua. È comunque una bella stagione, però del rammarico ce n'è. E allora attenzione, perché c'è un'altra partita, c'è un'ultima partita contro Casalmaggiore e poi Fabio ci spiegherà tutto quello che deve succedere per far sì che la Crovelli vada ai playoff, e ovviamente ne parleremo perché è una situazione che bisogna tenere viva a dovere di cronaca ancora, però insomma la sensazione e le possibilità reali, tangibili, noi siamo sinceri, ve lo diciamo sempre, insomma, non hai mai nascosto Fabio le vere possibilità quando c'era immagino, però stavolta ti vedo veramente. No, ci abbiamo sempre creduto, però questa volta sono abbastanza convinto che ci sia poco da fare. Però attenzione, perché con il campionato di Serie 2 maschile che è finito, ce n'è un altro che sta andando in via di conclusione e che ha visto una partita molto bella e molto importante che si è svolta nel weekend, cioè quello di B2 maschile. C'era il derby tra Scandiano e Campegine, Scandiano alla ricerca di punti per rimanere agganciata alla zona playoff e chissà al primo posto, anche se il primo posto dopo la sconfitta contro Ferrara era praticamente andato a farsi benedire, e invece la sorpresa è arrivata dalla Matrix Campeginese che ha vinto 3-1 in casa facendo uno sgabetto importante a Scandiano. Allora, per parlare della Matrix Campeginese ma anche un po' di tutto il volley reggiano, visto che lui lo ha visto e lo ha vissuto, abbiamo Roberto Rosi, ci è tornato a trovare. Ciao Robby, bentornato a tutti. Buongiorno. Insomma, tra l'altro la tua Matrix Campeginese ha vinto contro Scandiano senza di te in campo, perché hai un piccolo problema alla spalla, se no, perlomeno senza di te in campo in maniera consueta, attiva, come certo ti siamo abituati a vedere, però insomma, è una bella sorpresa, immagino che anche voi non ve lo aspettavate. Beh no, proprio per questo, perché non ho giocato io, hanno vinto contro Scandiano, no, a parte gli scherzi, è stata una partita, come hai detto tu, sicuramente molto avvincente, e anche score alla mano, quindi abbiamo fatto un'analisi anche post partita, è stata sicuramente ben giocata da noi, anche se in effetti da Scandiano insomma, ci aspettavamo una resistenza un po' più diciamo tenace, anzi a dire la verità pensavamo proprio di non portare a casa la partita. Noi abbiamo fatto comunque un campionato più che discreto, veniamo dalla promozione, quindi siamo una neopromossa dalla Serie C, e di solito per le neopromosse, soprattutto quelle che non hanno grossi diciamo il budget, esatto, grossi budget da poter spendere, naturalmente il primo obiettivo è quello di salvarsi. Noi, tenendo conto che abbiamo fatto tutto il campionato in cui non abbiamo mai rischiato di andare in zona diciamo retrocessione, anzi insomma, adesso siamo a metà classifica con una tranquilla salvezza, insomma, direi, Fabio, che è andato tutto bene. Tu eri al Palasport di Campegine a vedere questa partita, è stata una gara molto intensa, come tutti i derby lo sono, nel senso che sono partite scontate dall'inizio alla fine, ma la cosa che non ci stupisce, e ve lo diciamo un po' da tutto l'anno, è che questa Campegine comunque
Le sue partite le ha sempre giocate dall'inizio alla fine al massimo. La squadra che ha fatto più tie-break di tutta la B2, forse di tutti i campionati professionistici, perché credo siano 13 in tutto l'anno e non è ancora finita, però insomma è una squadra che è un po' l'emblema e la dimostrazione come per far bene comunque non servano solo i soldi, ma con un po' di progettualità, con un pochettino di organizzazione, anche senza troppe forze, si può fare qualcosa di bello. È una bellissima realtà Campegine, è una bellissima squadra, guarda, li ho fatti anche sabato sera dopo la partita, devo fare ancora tanti complimenti al lavoro di coach Levone, del suo staff, di tutti questi ragazzi, a partire da Roberto Rozzi, che è la vera anima di questa squadra, ma davvero un bel gruppo, una bella squadra, non è un caso che sul campo siano arrivati sempre risultati. Pensa che questa squadra non ha mai perso per 3-0 in questo campionato, l'unica formazione assieme a Ferrara che non ha mai perso per 3-0, con un budget ridotto da neopromossi in Serie C, andare contro squadroni come Scandiano, Mirandola, Ferrara, eccetera, e non perdere mai per 3-0 in 23 partite significa che sei davvero forte, sei davvero unita come squadra. Anche perché Roberto, se non sbaglio, quest'estate vinta la Serie C, non è stato così automatico il fare subito la B2. Vi siete interrogati per qualche settimana, ci avete pensato bene e ciò nonostante non eravate sicuri di riuscire a farla? Sì, la nostra è una polisportiva, quindi comprende anche altri settori che sono calcio, che sono tante altre attività, diciamo, all'interno del comune appunto di Campegine, e quindi c'è stato un consulto e uno scambio di idee proprio per vedere che cosa si poteva fare. Poi sarebbe stato veramente un peccato, dopo tanti anni in cui la realtà come Campegine in Serie C aveva ottenuto dei buoni risultati e avendo avuto appunto questo exploit con la promozione in Serie B2, sarebbe stato, come dicevo, un peccato dover buttare al vento questa occasione. E quindi abbiamo deciso di provare. Di riffo, vedere, di raffa, siete riusciti a fare questa B2. Diciamo che siete stati anche abbastanza fortunati, perché se andiamo a vedere il girone, il nostro girone, sono comunque tutte squadre che sono in una zona abbastanza limitata, insomma, del territorio, quindi anche relative vicine, spese di trasferta, tante cose sono state, diciamo così, governate senza troppi sprechi. Diciamo. Giocatori che vengono al contesto anche qua, tutto sommato territoriale, insomma, abbastanza vicino, da Reggio, Modena, Parma, ok, però comunque siamo sempre in quella zona. E poi è sicuramente una compagine molto eterogenea, perché ci sono dei ragazzini che provengono dalle giovanili del nostro gruppo, ci sono dei non più ragazzini come ad esempio Stefano Cantagalli, ma anche fratello di Luca Cantagalli, tra l'altro, per chi non lo sapesse, insomma, ricordiamo, vecchio di Luca, è più giovane, scusate, di Luca Cantagalli, ma di soli 2 anni, quindi lui è, ci sono, esatto, attorno ai 45, però ci sono anche dei ragazzi che addirittura c'è un 97, un 96, abbiamo un libero titolare che è del 96, Davide Morgese, che insomma, credo che abbia fatto un campionato di tutto miglioramento, è fantastico, quindi proprio una realtà che sicuramente, insomma, è un anno molto molto positivo. O fenomeno Lorenzo Lari, nuovo idolo assoluto di Poncevi. Quindi adesso mi metterò contro gli altri, ma Lari è il nuovo idolo, giocatore fantastico. E tra l'altro, insomma, attenzione, perché dopo nella seconda parte della nostra puntata vedrete anche le immagini di questo derby, sono delle belle immagini. Fabio, questa Campegine, ovviamente con le dovute proporzioni, però come atteggiamento, come spirito di gruppo, come voglio, non ti ricorda un po' quella CSC Correggio dell'anno scorso? Un po' sì, in effetti è un riferimento corretto. E non casuale, perché siamo ad un anno, questa settimana qua, venerdì per l'esattezza, sarà un anno dalla scomparsa di Gianfranco Astolfi e 4 giorni prima dalla vittoria del campionato da parte della CSC Correggio. Allora, ve lo anticipo già, alla fine della puntata anche noi abbiamo voluto fare un altro piccolo ricordo di quei bellissimi giorni, bellissimi e allo stesso tempo molto tristi, trascorsi appunto un anno fa praticamente, ma insomma ne parleremo poi a fine puntata. È giusto aprire con la Crovegli, perché la squadra di Serie A che ancora sta giocando, la squadra di Serie A che è ancora in lotta. Allora, abbiamo detto, una vittoria, quella contro Montichiari, che di reale vittoria si tratta sugli annali nel punteggio, però che in realtà doveva essere da 3 punti per dare una speranza tangibile di playoff alla Crovegli, così non è stato. Ci andiamo a rivedere tutti gli highlights e poi li commentiamo in studio. Mu-
pure in campo questo. Messo sino da Elisa Lancellotti. Si salva in qualche modo Montichiari. Lancellotti ancora per Belfiore. Palla a terra. La porta a casa con Montichiari che sta giocando assolutamente la sua partita. Arriva anche l'Ace. Attenzione, è il momento di Désiré Glot. Di nuovo da catena. Lavora il muro da Crovelli, ma passa catena. E allora il primo set è di Montichiari. Milani deve addirittura andare in bagger e arriva il muro in campo. Francesca Rosa va a chiudere il secondo set con il 25-16 che scrive l'1-1. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. Ora Kujundzic. Galiemi riceve bene, primo tempo di Belfiore. Questa volta chiude Silvia Belfiore. Altro grande diagonale questo di Kujundzic. Allora è più 5 Montichiari. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. Si va in banda da Pistolato, chiude Stefania Pistolato. Diamo l'apertura in banda, chiaramente arriva il muro di Belfiore in campo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house. Adesso il bagger per Murray Method che chiude col money out 25-23 Montichiari. Adesso la battuta tattica di Silvia Bussoli, appena entrata in campo per capitane Aricò, trova l'ace Silvia Bussoli. Silvia Bussoli si tira la seconda linea, mette una gran palla Bussoli e trova il punto diretto. Ancora Kujundzic corto su Jemri, gestione lunga a rigore. E il punto di Montichiari ancora. Match point Montichiari, pazzesco davvero. Palla del possibile match per Lotti che non trova le mani nel muro. Attacca direttamente out, si salva la Crovegli. Gestione ancora di Moschini, palla dietro per Mare Method, murata in campo da Claude. 16-14, Crovegli vince una partita semplicemente incredibile. Partita incredibile, Fabio ha detto bene, partita che fin dagli istanti prima della partita si era capito che forse non era una giornata come le altre. Raccontaci perché, al di là di quel riflesso di luce che vedete nell'immagine che ha fatto morire il nostro operatore Matteo Maletti, che è stato bravissimo a gestire tutti i cambi di luce, perché ormai si arriva a primavera e si è visto. No, ci sono state infiltrazioni d'acqua sul terreno di gioco, proprio vicino alla riga di fondo campo, poco prima dell'inizio del riscaldamento. Quindi, cosa che per una palestra appena inaugurata non dovrebbe in effetti, dopo l'arrivo della primavera, non ho capito come sia successo, tant'è. È stato così, si è sistemato la svelta probè, la coppia arbitrale aveva ancora qualche dubbio, fatto un po' di storie per cominciare, poi però con 10 minuti di ritardo, anche meno, si è partito. Allora, si è cominciato con Glot in panchina, Cirilli Pistolato in campo, perché Désiré Glot veniva dal problema al ginocchio che l'aveva fatto saltare l'ultima gara. In realtà a metà primo set è iniziato questo tourbillon di bande, perché Baraldi ha cercato di fare un po' di tutto perché vedeva che c'era qualcosa che non andava. Sì, la Crovegli non ha approcciato la partita come deve approcciare, invece doveva approcciare una gara così importante. Montichiari è partita meglio, è andata avanti fino al 21-17 primo set. A quel punto Mirko, magari Zucchi può anche passarci le immagini senza audio, quelli ci parliamo sopra. Ha inserito Glot per Pistolato, c'era bisogno di che Désiré desse qualcosa in più, una giocatrice fondamentale, una delle chiavi di questa Crovegli, anche se non al meglio doveva far così Baraldi assolutamente. Glot ha faticato anche lei come le compagne, si è perso il primo set 25-23, poi il secondo e il terzo si sono vinti direttamente, è vero, a 16-19, ma attenzione perché Montichiari, che comunque era praticamente già fuori dal discorso playoff, ha commesso davvero tantissimi errori diretti tra secondo e terzo set. Non è stata a livello spettacolare, lo possiamo dire, una gran partita. Roberto, chiedo a te un discorso generale, ovviamente, che visto che ne avrai giocate tante nella tua carriera di partite da dover vincere per forza, non dico per vincere dei campionati ma per rimanere in lizza per un obiettivo, che cosa può succedere nella mente di una squadra, nella mente di un giocatore per far sì che l'approccio alla gara sia sbagliato? Nel senso, di sicuro non è
non è la voglia, non è la motivazione, visto che tutti sapevano che la Crovelli doveva aggredirla questa partita. Sì, è chiaro che da un certo punto di vista c'è una tensione particolare. Normalmente penso che una squadra sia piuttosto tesa, soprattutto all'inizio, e magari non riesca ad esprimere subito il proprio gioco. Anche l'andamento di questa partita ha testimoniato che sul primo set, nonostante poi ce ne siano stati due a favore appunto del Crovelli in maniera netta, sia proprio stato il risultato di questa tensione, di questo obbligo di dover fare. Quindi di solito ci vuole effettivamente molto equilibrio e molta consapevolezza che si sta facendo qualche cosa che sia un obiettivo positivo, perché altrimenti la tensione, indipendentemente dalle esperienze, gioca degli scherzi. E allora Fabio, forse proprio questa consapevolezza legata all'esperienza è un po' quello che mi viene da pensare sia mancato alla Crovelli in questa fase decisiva della stagione. Sì, probabilmente sì, il fatto che sia un gruppo giovane, l'abbiamo detto, uno dei gruppi più giovani della 2, età media di 23 anni e mezzo, sicuramente ha inciso anche questo. È un finale amaro sinceramente in stagione, perché comunque ci credevano davvero tutti, c'erano tutte le possibilità per farci. La partita di domenica è stata un po' una sintesi di questo. La Crovelli che poi è andata avanti appunto 2-1 nel quarto set, è partita malissimo, sotto 8-2 immediatamente, poi ha rimontato, è tornata sotto, e poi quel finale che avete visto con la copertina della puntata è stato davvero amarissimo, perché avanti 23-22 a due punti dal 3-1 che avrebbe tenuto tutto aperto, poi vi spieghiamo il perché. Ecco che la Crovelli è stata infilzata commettendo un paio di incertezze, ha perso 25-23, a quel punto il tiebreak non dico si è diventato inutile, però chiaramente è stato molto molto meno importante, e la Crovelli ha rischiato pure di perdere. Si vedono anche un po' le facce delle giocatrici che esultano, insomma ci sono sì certe che esultano e sorridono, certe altre che non ridono neanche, quelle, ed è una vittoria, quindi si capisce che da certo. Queste cose. Andiamoci a vedere anche le tue pagelle e poi dopo insomma ecco qua Mirko che ci ritrova le facce, per esempio insomma vedo Liana Cirilli, sembra che abbia perso la partita, non che l'abbia vinta. Anche perché ti dico il tiebreak la Crovelli lo vinceva 12-6, è finita sotto 14-13 con Lotti, Bartolo di Montichiari, che abbiamo visto ha tirato fuori la palla, ha avuto la palla per vincere per 15-13 la Crovelli, poi con due muri di Eric Glod ha vinto 16-14, però quelle facce volevano proprio dire questa partita non l'abbiamo giocata come dovevamo sicuramente. Caro Fabio, stai pronto, perché ti vedo insomma triste e cupo, tra un po' dovremo ritornare a sorridere, perché insomma ci sono due mattoni da tirar giù e dovrò permettimi, no, prenderti in giro per questi mattoni. Oggi... Questa è la paglia, il deserto, perché sono rimasti abbastanza disolati questi mattoni, ne togliamo due, ne rimangono tre da togliere, però non li riusciremo a togliere quei tre lì, a meno di un miracolo. A meno di un miracolo, sì, perché sabato a Viadano, diciamo già alle ore 20:30 contro Casalmaggiore, devi vincere contro la squadra che in caso di vittoria quasi sicuramente sarebbe in A1. Poi vi spieghiamo tutti gli incroci, quindi ci vuole un'impresa incredibile. Speriamo che, come il discorso che facevamo precedentemente per la Crovelli sull'approccio alle partite che devi vincere per forza, lo possa avere anche Casalmaggiore, che però tra amichevoli e partite ufficiali quante volte ha sconfitto la Crovelli quest'anno? Credo 7 ecco, su 7. Perfetto, quindi anche questo insomma, ci non è un dato sopra, molto, ci fa capire che non sarà proprio facile. Le pagelle della Crovelli, Fabio, sufficienze per Lancellotti, per... Pistolato e Cirilli, anche per Belfiore e Martinuzzo, oltre che Silvia Bussoli che ha giocato pochi frangenti di partita, ma bene, insufficienza perlomeno, non bocciature complete, ma 5.5 per Arico, Rosa, Iemmi, Glod e anche per Davide Baraldi. Sì, parto dal discorso senatore, visto che è l'ultimo che hai citato, forse i cambi in banda sono stati tanti. Come detto, il cambio Glod Pistolato lo reputavo necessario, quindi una scelta sicuramente corretta, perché Pistolato era in difficoltà, quando è stata chiamata da titolare Pistolato nelle ultime gare non ha fatto benissimo, anche a Verbania contro Navasso, lì però non c'era il cambio per Glod, quindi ha giocato tutta la partita, quindi c'era bisogno di Glod, il cambio c'è stato tutto. Glod ha fatto tanta fatica nel secondo e nel terzo set, si è visto che non era comunque al meglio, ma i set sono stati vinti e quindi chiaramente è stata comunque confermata in campo. Ecco che poi dal quarto set è cominciata un po' una girandola con Pistolato che poi è tornata per Pistolato che ha cominciato con Glod, poi con Cirilli, scusate, poi Glod è entrata per Cirilli inizio quarto, poi nel tie break è tornata Cirilli
insomma, a far coppia. Sintomo anche che probabilmente Davide Baraldi in quel momento non aveva fiducia di nessuna aspetto sì, della sua squadra. Probabilmente quindi sì. Questo sì. Continuare a cambiare. E poi discorso anche del centro, perché Martinuzzi è entrata nel terzo set per Rosa, ha fatto anche molto bene, infatti ha dato un voto positivo perché ha avuto un bel impatto. 3 su 3 subito appena entrata. 3 su 3 subito immediatamente in attacco, poi è tornata Rosa che ha inciso poco a muro e ha faticato un po' anche in attacco, poi nel tiebreak è stata riproposta Martinuzzo. Insomma anche lì non si è trovata, diciamo che questo 5 e mezzo che ha detto Baraldi è un po' il voto generale da dare alla Crovegli, sì, in questa partita, perché sia una vittoria, ma come dicevi tu ci si aspettava qualcosa in più per l'approccio e per tutto, quindi non è una bocciatura in senso assoluto perché si tratta di un 5 e mezzo, però è una rimandata. Sì, sì, ripeto, potrò sembrare severo, ma ci voleva assolutamente di più in questa partita. Io ho dato il voto più alto a Belfiore 6 e mezzo perché è stata praticamente l'unica che ha avuto continuità nell'arco del match, che è sempre stata con la testa lì presente, la giocatrice che dal 20 in avanti il pallone l'ha messa a terra, soprattutto nel quarto set, e per il resto non salvo moltissime cose, diciamo, anche perché Montichiari è vero, è venuta qua, ha giocato con le titolari, però non aveva niente da chiedere. Però non aveva niente da chiedere a questa partita, il secondo e il terzo set. Chi ha visto la partita ieri sera in differita integrale avrà visto che secondo il terzo set Montichiari ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare, perché comunque ha giocato la partita, insomma, senza grandi stimoli. Chi non ha sbagliato sono le altre concorrenti della Crovegli per i playoff. Allora, se ci andiamo a vedere la classifica, scusate, i risultati, poi la classifica di questa Serie 2, capiamo che è un po' tutto andato come potevamo attenderci, ci attendavamo anche 3 punti alla Crovegli e non sono arrivati. E allora, Pavia Fosinone 0-3, San Casciano Sala Consilina 3-1, Mazzano Ornavasso 2-3. 19-17 al tiebreak per questa Ornavasso. È un po' una sorpresa, questo possiamo dirlo. Marsala Terverdiana 3-0, San Vito Soverato 0-3, nessuna sorpresa, Novara Casalmaggiore 0-3, Crovegli Montichiari 3-2. Questo 3-0 clamoroso di Casalmaggiore in quel di Novara fa sì che la classifica adesso sia questa. E allora, caro Fabio Poncemi, vedete anche voi, Novara 60, Casalmaggiore 60, Ornavasso 59, scendendo un pochettino, Soverato 36, San Casciano 35, Crovegli 34, insieme tra l'altro a Mazzano. Allora, Soverato gioca contro San Vito, ve lo anticipo già, quindi toglietevela proprio dalla testa come possibile squadra da raggiungere, però ci rimane sempre il fatto che c'è Casalmaggiore e Crovegli, che sì, è il punto di partenza di qualsiasi discorso, perché se la Crovegli non fa punti a Casalmaggiore, le altre possono anche non giocare le partite che tanto sono ai playoff lo stesso. Esatto, rimaniamo su questa classifica, poi ci andremo a vedere una grafica dedicata appunto sulle partite dei singoli avversari. Perché? Perché il risultato di Casalmaggiore a Novara è stato forse il peggiore di tutti, non tanto il punto ottenuto da Mazzano contro Navasso, perché cosa significa? Che la famosa ultima partita, che per Casalmaggiore poteva significare poco in caso di sconfitta a Novara, perché se Novara avesse vinto da tre punti avrebbe già vinto il campionato, invece a questo punto diventa la grandissima occasione per la Pomì, in caso di vittoria da tre punti, di vincere il campionato. Perché cosa succede? Se Novara riesce a vincere Ornavasso, ultima partita, perché attenzione, c'è Novara-Ornavasso, c'è Ornavasso-Novara a Verbania, quindi caro Ornavasso, se Novara riuscirà a vincere da tre a Verbania contro Navasso, vincerà comunque il campionato perché ha più vittorie di Casalmaggiore in caso di arrivo a pari punti. Ma visto che Navasso comunque deve puntare a vincere da tre, giochi in casa, è in grande... No, Navasso può ancora in teoria sperare di vincere. Vincerà anche il campionato, perché in caso di arrivo a quota 62 tra Navasso e Casalmaggiore, quindi in caso di vittoria da due punti di Casalmaggiore contro la Crovegli, vincerebbe addirittura il campionato Navasso. Nel caso più probabile, perché credo sia la soluzione più probabile, invece Casalmaggiore arrivi a 63 e nessuna delle due tra Ornavasso e Novara appunta a 63, perché può riuscirci solo Novara, in quel caso Casalmaggiore avrà vinto il campionato. Quindi adesso la grande favorita è appunto la Pomì. Per questo motivo per la Crovegli diventa terribile e difficilissimo far punti. Robby, un campionato così incerto tra playoff e primo posto è cosa rara, rarissima da vedere. Sì, soprattutto in un campionato di A2 così lungo e con così tante partite, perché non dimentichiamo che più ne giochi naturalmente più la classifica si sgrana, ma in realtà vediamo che è tutto tre squadre che possono è tutto ancora da giocare, sia per quanto riguarda, cioè tre squadre che possono arrivare a puntare alla promozione diretta, che
nella giostra dei playoff, dopo tutto ci può stare, quindi diventa veramente un obiettivo importantissimo. E tra l'altro il fatto vuole che ci sia anche uno scontro diretto, quello tra Ornavasso e Novara. Ed è un derby, tra l'altro. Se non ci sono state, diciamo, patimi per la zona retrocessione, già stabilita ormai da settimane, sicuramente il campionato di Serie 2 non ci ha risparmiato sorprese per quel che riguarda la zona playoff e la zona promozione soprattutto diretta. E allora andiamoci a vedere con il proseguo delle grafiche il prossimo turno con la corsa playoff della Crovelli, ok? Guardiamo le partite singole delle avversarie della Crovelli, spiegata la lotta promozione, questa è la lotta playoff che ovviamente ha una connessione, come dicevamo, con la partita della Crovelli a Casalmaggiore. Soverato gioca contro Marsala, già retrocessa, quindi insomma la possibilità che faccia tre punti sono non certe di più. Di più, quindi Soverato sesta, quota 39, quindi sarà sesto posto. San Casciano, Frosinone, non è una partita facile assolutamente giocare a Frosinone per San Casciano, quarta della classe Frosinone. E 12 vittorie in fila Frosinone, però attenzione. Però ha un punto di vantaggio San Casciano sulla Crovelli. C'è un aspetto soprattutto molto importante, Frosinone ha vinto a Pavia domenica e si è assicurata comunque, cioè chiuderà al quarto posto, comunque vada. Questo significa che martedì 23, martedì prossimo, cominceranno i playoff per le squadre classificate dal quarto al settimo posto, quindi Frosinone comincerà martedì i playoff perché è già quarta. Quindi tu ti aspetti una Frosinone pertanto rimaneggiata. Pertanto mi aspetto una Frosinone che 72 ore prima di cominciare una partita di playoff, nonostante le 12 vittorie in fila, la grandissima forma, mette in campo quasi tutte le riserve. Per questo San Casciano io credo che andrà a fare punti a Frosinone, ma anche non dovesse riuscire a far punti a Frosinone San Casciano, c'è una Mazzano che va a Montichiari, una Mazzano che comunque ha fermato Ornavasso, va a Montichiari contro una squadra che l'ha fatto vedere con la Crovelli, gioca ma non è niente di straordinario, e quindi io mi aspetto una Mazzano che arrivi almeno a 36. Quindi tu mi stai dicendo, Fabio, che anche se mai la Crovelli dovesse far punti a Casalmaggiore non è assolutamente detto che vada ai playoff. La Crovelli deve vincere almeno 3-2 e arrivare a quota 36 per sperare in qualcosa, sperando che Mazzano non vinca la tra Montichiari. E in quel caso potrebbe farci, il problema è che deve vincere 3-2 contro la squadra che in caso di vittoria deve essere 2-1, una corazzata perché la pubblica San Maggiore. E soprattutto che, come dicevi prima, per la questione di Ornavasso deve fare 3 punti, sarebbe meglio se facesse 3 punti e non i famosi 2 set che bastano, insomma. Sì, poi giocando in contemporanea, no? Cioè, chiaramente non puoi neanche stare ad aspettare i risultati di Ornavasso Novara, Casal Maggiore entrerà in campo con la voglia di fare probabilità 3 punti. Della Crovelli andare ai playoff realistiche? Sotto l'1% c'è qualcosa, facciamo 0,5%, ne vedo pochissimo. Mi piace questa tua probabilità. Allora facciamo così, andiamoci a vedere col proseguo delle grafiche, poi devi anche toglierci i mattoni perché ci dovrai togliere. No, diciamo, andiamoci a vedere col proseguo delle grafiche anche i campetti e il prossimo turno, Montichiari contro Mazzano, ormai lo sapete già tutto, lo ripiloghiamo così questo prossimo turno, Montichiari-Mazzano. Ornavasso, Novara, Terre Verdiane e Pavia. A proposito, Terre Verdiane, Fabio, c'era un asterisco nella classifica perché è stata penalizzata. Sì, un punto di penalizzazione, lo attendavamo da mesi ormai, ma è relativo al mancato pagamento degli stipendi della scorsa stagione. Pensate un po', ed è arrivato un punto di penalizzazione che non cambia assolutamente nulla in già classifica. Salva Terre Verdiane. Come è capitato a Chierina 1, l'ennesima farsa di una Lega Volle che con questi provvedimenti conferma, insomma, di assolutamente nel femminile poi di quest'anno veramente abbiamo visto di tutto, di tutto e di più assolutamente. Allora Glod Cirilli, Lancelotti Aricò, Rosa Belfiore, Iemi Montanari, Penso che partiranno questa Viadana, forse c'è qualche chance in più per Martinuzzo come secondo centro, perché in effetti sta facendo discretamente. Per quanto riguarda il discorso libero, ha giocato Iemi tutta la partita anche contro Montichiari, quindi ormai credo che Baraldi anche per l'ultima di campionato non cambierà più di tanto. Se Glod starà bene al massimo questa settimana, ma ha fatto comunque quasi 5 set con Montichiari, quindi insomma. E invece la Casalmaggiore, che ha vinto 7 partite tra amichevoli e ufficiali contro la Crovelli, è questa. Ed è una Zago, grandissima fatti. Squadra, Zago appena convocata in nazionale, tanto per dirvi della qualità di questa giocatrice, corna al palleggio, Lucia Bacchi, forse la migliore in assoluto di questa squadra per la carica, la grinta. Anche di tutta la Serie 2 forse. Esatto, il capitano della squadra, l'altro Martello, la tedesca Bay, l'altra giocatrice eccezionale. Al centro ho messo in panchina Rossella Livotto perché da un po' di mesi che è fuori, ha avuto grossi problemi alla schiena, ma
a quattro centrali, Casamaggiore, guardate un po', Anardini e Repice, il libero è Gibertini che gioca in maniera fissa, c'è solo un cambio, se vogliamo, degli esterni, Guatelli, quindi l'unica coperta un po' corta lì, ma... Robby, vedevo che guardavi questa formazione, qualcosa ti dice secondo me? No, no, sì, sono assolutamente, alcune giocatrici le ho incrociate quando giocavo a Parma, perché c'era Lucia Bacchi e Gibertini che erano già nella squadra, che poi è stata promossa dalla 2 alla 1 e ha fatto un anno nella massima serie per poi, diciamo, finire come argomento primo, cioè nella Serie A femminile si è visto di tutto e di più, da Modena a Parma a tutte le squadre, se vogliamo continuare con l'elenco. Sì, che anche qua sarebbe veramente da farci una puntata intera per dire tutto quello che è successo. Sì. La realtà è che si è affrontato nel modo peggiore questa situazione di crisi, nel senso che sì, diciamo che a livello il tessuto economico adesso ha la capacità di supportare molto poco diciamo la sponsorizzazione sportiva, e quindi diciamo le società che naturalmente devono avere le risorse per poter effettuare campionati, perché naturalmente ci sono delle spese che per i non addetti ai lavori forse sono sì, poco visibili, ma che in realtà servono, che sono ingenti, e quindi naturalmente le difficoltà delle società sono sotto gli occhi di tutti. Insomma. Allora, abbiamo un Poncemi già in postazione, sì, come sentite da sottofondo, in postazione mattoni. Allora, caro Fabio, devi togliermene due. Da una parte a sinistra quelli già autografati dalle giocatrici che sono venute qua ospite, oggi non l'abbiamo per pietà chiamate nessuno, e allora lo autograferai tu questo mattone. Sì, togliamo due mattoni con grande amarezza, ne rimangono tre, ecco, se dopo sabato riusciremo a togliere anche questi tre, ripeto. Sì, allora salirai sul carro dei vincitori con la tua storia dei mattoni, che però come successe a Varrella... Esatto, praticamente ho fatto la fine di Franco Varrella, devo ammetterlo, quindi è giusto che mi insultiate tutti quanti, le stesse giocatrici. Catricina Provegli, Coach Davide Baradi, Patron Provegli, tutti quanti, è giusto così, ho fallito la mia missione con i mattoni, in teoria, ripeto, siamo ancora in corsa, ne togliamo due, te lancio. Li lanciava meglio Glod di te. Sono un po' carico, ho spento, ne rimangono tre, ci vuole davvero un miracolo, signori. Va bene, caro Poncemi, inventati strategie di marketing e motivazionali migliori la prossima volta. Hai un'estate per pensarci. Noi invece andiamo con il break pubblicitario e poi la seconda parte di Studio Volley. La sicurezza e la tranquillità in casa vostra garantita da noi. Centro Blindature Montecavolo di Cilloni Cavalier Narciso. Per i possessori di porte blindate a doppia mappa applichiamo un nuovo sistema di potenziamento per avere la massima sicurezza mantenendo la stessa porta. La garanzia in più è data dal servizio attento al cliente, seguito direttamente dal titolare dall'inizio alla consegna. Centro Blindature Montecavolo, la garanzia in più. Bagno Moda a Reggio Emilia, una garanzia di professionalità. Da oltre 30 anni si prende cura del bagno dei reggiani e ora in soli due giorni è in grado di trasformare la tua vecchia vasca in una pratica e comoda doccia, attrezzata per tutte le esigenze. Rivolgiti con fiducia a Bagno Moda come da oltre 30 anni fanno tantissimi reggiani. Bagno Moda a Reggio, in via Emilia Ospizio 66, telefono 0522 55 54 14. Notti d'incanto di Luca Vezzali. Grandi sconti su divani, poltrone relax, reti, letti, materassi a molle insacchettate in memory e in lattice. Notti d'incanto vi aspetta in via dei Gonzaga a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Vuoi sostituire le tue vecchie finestre in poche ore senza opere di muratura? Alta Infissi, con la garanzia di un grande marchio, Finstral, ti offre serramenti in PVC ed eleganti verande che trasformano zone poco utilizzabili in ambienti luminosi e confortevoli. I serramenti Finstral non necessitano di manutenzione nel tempo e garantiscono un alto isolamento termico-acustico che si traduce in risparmio energetico. Per questo consentono il recupero del 55% in detrazioni fiscali. Non acquistare serramenti prima di averli confrontati con i prodotti Alta Infissi, a Fogliano di Reggio Emilia.
Dopo una prima parte di Studio Voli dedicata con il magone alla Croveglia e alla sua sconfitta, adesso torniamo a sorridere perché c'è da parlare di questa bella realtà che è la Matrix Campeginese. In realtà, Fabio, c'è un po' meno a sorridere per Scandiano, perché la Guimatrag in due settimane ha visto svanire il sogno promozione diretta e adesso ai playoff ci entrerà probabilmente da terza e non è così facile, insomma. Eh sì, entrandoci da terza significa che sono due turni ai playoff, devi vincere semifinale e finale con l'incrocio col girone Veneto, praticamente vuol dire che devi vincere fuori con serie a meglio delle tre gare come i playoff di B1 dello scorso anno, e vuol dire che devi vincere in trasferta arrivandoci da terza, e sappiamo bene che ai playoff vincere fuori invece caro Roberto Rozzi, nostro ospite di oggi della Matrix Campeginese, insomma voi avete tutta l'estate per raccogliere le forze e le idee per riuscire a fare una B2 anche l'anno prossimo. Sì, adesso raccoglieremo le idee come abbiamo fatto l'anno scorso e vedremo se sarà il caso anche per quest'altro anno di fare. Quest'anno abbiamo avuto qualche segnale positivo, perché comunque Matrix, il nome della squadra, è il nome di uno sponsor che quest'anno ci ha aiutato, insomma, anche nelle nostre piccole diciamo spese. E te lo chiedo perché ti faccio più una domanda dirigenziale, perché il tuo futuro, insomma, nonostante tu a 40 anni sei ancora un ragazzino, potresti benissimo giocarne altri 10 di stagioni. Credo ci sia da parte tua la volontà di appendere le scarpe al chiodo, mettiamola così. Beh sì, adesso quest'anno aumenteremo in famiglia, quindi ci sono tante cose. Sarà un anno di trasformazione, e dopo 27 anni ho fatto insomma due conti abbastanza obiettivamente, insomma mi sono tolto parecchie soddisfazioni, ho fatto insomma niente, io direi che è proprio giunto il momento, anche perché a livello fisico insomma comincio ad accusare qualche colpo che difficilmente magari riesci a digerire, quindi ad esempio quest'anno ho avuto problemi alla spalla per tutto l'anno, e per uno schiacciatore che fa fatica a tirare ogni palla, diventa veramente delle cose un po' mortificanti, e quindi insomma niente. Volevo farti una domanda, rispetto a quando l'avevi lasciata facendo qualche anno in Serie C a Campegine, come hai ritrovato la B2 come livello, come competitività, visto che insomma c'è sempre questa discussione infinita sul livello che si alza, si abbassa, eccetera eccetera. Tu che ne hai vissuti tante promozioni, tanti campionati in annate diverse, in decenni diversi, che idea ti sei fatto? Sì, diciamo che ci sono state anche alcune regole che hanno cambiato un po' le dinamiche del gioco, a partire da gli under, il discorso appunto di avere massimo 4 over 30, ci sono state tante cose anche proprio a livello tecnico e di regole di gioco. Però credo che bene o male in B2, come il primo campionato di B2 l'ho fatto nel 92, quindi andiamo indietro abbastanza, e ci sono sempre state delle squadre più attrezzate, meno attrezzate, quelle che vogliono fare il salto di categoria hanno dei giocatori di categoria superiore, che quindi insomma bene o male non è cambiato così tanto, anche se in realtà la pallavolo si è trasformata profondamente sia dal punto di vista tecnico che soprattutto dal punto di vista fisico, di specializzazione dei ruoli. Io quando, il primo anno che ho fatto la B2, il centrale riceveva, cioè ci sono proprio state delle... Non è anche difficilmente paragonabile, non tanto per il tempo che è passato, ma anche per le regole che sono cambiate nel frattempo. E quindi... Infatti quello che mi piace dire a me, Fabio, vediamo se sei d'accordo con me, a tutti quelli con cui parlo di livello eccetera eccetera, è che in realtà secondo me ha poco senso stare a riflettere se il livello fosse più alto o più basso, anche perché innanzitutto rispetto al cambio palla adesso è un altro sport fondamentalmente. Nel senso che il punto si fa nello stesso modo, cioè con la palla che cade per terra, ma è un altro sport. E poi fondamentalmente credo che l'andare a paragonare decenni diversi con peculiarità fisiche e tecniche così diverse rispetto magari a quella che era la B2, come la 2, come la 1 di 10 anni fa, sia impossibile, fondamentalmente impossibile. Sì, è un problema che io preferisco non pormi in questo senso. Penso anch'io. L'ha detto anche Roberto, sono cambiate talmente tante, troppe cose che in effetti non si possono fare paragoni, e giudico anch'io inutile fare appunto paragoni. No, quando mi si viene a dire magari una banda 15 anni fa sapeva fare tutti i colpi, certo, sapeva tirare tutti i colpi, adesso invece c'è chi sa solo tirare la diagonale. Ok, magari una banda 10 anni fa si metteva la rete sopra tanto così, adesso c'è chi se la mette tanto così, nel senso ci sono i pro e i contro in ogni momento. Voi ragazzi siete giovani, però io quando abbiamo cominciato a fare allenamento, la preparazione fisica era una cosa fondamentale, perché col cambio palla le partite duravano
Cioè, molto di più. Esatto, cioè molto di più. Quindi era proprio anche la fase di preparazione, la fase di approccio al campionato era completamente diversa. La ricezione una volta bastava prenderla una spanna più in alto che era fallo, cioè adesso basta tenere sulla palla che non tocchi per terra, adesso si può fare tutto, quindi è veramente, cioè, sono d'accordo al 100% con voi che non sia il caso di paragonare delle situazioni che si sono evolute per fare dei paragoni, insomma, che stanno poco in piedi. Nella sua carriera Robby Rozzi ha anche una promozione da capitano con l'Edilesse Cavriago e... È una bella promozione. Edilesse Cavriago che continui a seguire, adesso si chiama con Andrea Gimini, si chiama Volley Tricolore. Allora, innanzitutto Fabio, per fare un attimo il punto della situazione, poi ci andiamo a vedere le immagini della Serie 2, dobbiamo farvi vedere la grafica dei playoff di A2 maschile, perché stanno continuando nel frattempo che noi parliamo, nel frattempo che la Conad è uscita. Succede che Molfetta in semifinale con Corigliano ha già vinto gara 2, la 1 l'ha vinta Tavolino, è davanti 2-0 e può già ipotecare la finale, mentre Padova sotto 1-0 a Tavolino contro Sora è andata a pareggiare la serie. Attenzione che questa Padova è entrata come settima, è una squadretta molto molto insidiosa che adesso nessuno vorrebbe incontrare. È una squadra che ci è sempre piaciuta molto, anche noi due. E... ci chiedevamo un po' come mai non riuscisse, esatto, a ingranare. Con la Conad l'ha dimostrato, ha battuto due volte la Conad nettamente. Un bel 6-0 in due partite. Sì. Padova è una bella, bellissima squadra, 1-1 nella serie, ha vinto 3-1 gara 2 in casa. Questa sera si giocheranno le gare 3 a Molfetta. Molfetta la grande occasione per chiudere dopo aver vinto 16-14 al tiebreak in quel di Corigliano, mentre Padova va a Sora, chiaramente dura, deve comunque ribaltare il fattore campo. Padova deve vincere una partita fuori casa, ma quella è una serie molto interessante. È chiaro che si profila comunque una possibile finale. Molfetta-Sora. È una Molfetta-Sora che prevediamo ormai da Natale, esatto, che ci aspettiamo. Esatto. Ormai va bene, dobbiamo ragguagliarvi anche su quel che succede nella serie A2. Allora, torniamo a Campegine, torniamo a Scandiano, è tempo di far parlare le immagini. Andiamoci a rivedere tutti gli highlights di questo bellissimo derby. Don't pull the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. Said, baby, daddy, I'd have been fine. He said, I'm gonna roll with all the girls I know. His baby mama, she ain't so slow. He said, I'm gonna roll with all the girls I know. I know you wanna hit that. I know you wanna hit that. Hit that. All the world is getting wet. Let's go!
Due considerazioni, la prima, manca un Rozzi ma non c'è problema, c'è l'altro, il cugino che vedete sul TAR a braccia aperte alla Ibrahimovic sotto la curva a fine partita. Seconda cosa, Scagnano nervosissima, Fabio, questi episodi, tra parte l'espulsione del palleggiatore, beh, lei che abbiamo avuto ospite anche settimana scorsa, e poi queste palle dentro fuori, in realtà andandole a rivedere, ma poi sentendo anche appunto la... il parere di chi era in panchina come il nostro Roberto, erano decisioni comunque giuste, corrette quelle delle due signori arbitri, che comunque qualche cosa ecco, hanno sbagliato. Fammici dare le due signorine, appena ho visto le due signorine arbitre, non me ne vogliono le donne che voglio arbitrare eccetera, ma mi sono messo le mani nei capelli, in effetti non è stato un arbitraggio eccezionale sia di qua che di là. Poi alla fine Scagnano forse, se vogliamo, soprattutto l'espulsione di Bellei, in effetti tra terzo e quarto set forzata, si poteva tranquillamente evitare, però sì, Scagnano in quel momento decisivo del terzo set, come avete visto, un momento chiave era quel terzo set dove avete visto Romani potuto arrabbiarsi e quant'altro, lì doveva avere la capacità da grande squadra, quale decide di dimostrare, di rimanere dentro la partita. Scagnano che vinceva 23-18 quel terzo set e l'ha perso 27-25, lì si è deciso il derby. Inutile dire, Roberto, che insomma vecchi marpioni come voi di campeggio, giocatori come Cantagalli, Rozzi, no, però a parte gli scherzi, giocatori che sanno anche come gestire, e non solo con gli avversari, ma parlo anche di gestire coi compagni queste situazioni, perché i vostri compagni non sono così esperti come voi. Bottioni, palleggiatore, è un classe 88-89, adesso quello sì, che è. Sì, sì, ha 23-24 anni. Vuol dire avere comunque la tranquillità necessaria. Beh sì, è una cosa che si costruisce anche durante la settimana, e quindi questo mix, appunto, come dicevamo prima, di ragazzi giovani che si devono fare esperienze e altri che ormai, insomma, la possono mettere in campo anche a beneficio di altri, insomma è sicuramente un buon mix anche perché ognuno possa trovare i propri spazi all'interno dei momenti che servono, insomma. Poi relativamente al derby con Scandiano, gli arbitri di eclatante hanno fatto un errore, ma la palla addirittura che è stata oggetto poi dell'espulsione del palleggiatore eccetera, io ero in panchina ed ero dietro alla fine del campo e a me è sembrata fuori, quindi... Come la palla precedente attaccata invece da Ollari, toccata nettamente da Armiti, si vede anche nel replay, insomma... Sì, dopo è chiaro che è giusto protestare ed è giusto dall'altra parte che nessuno si autoaccusi del tocco o del... Cioè io non, fa parte del tocco. Non avrei mai preteso che sì. Francesco, che anche se ci conosciamo benissimo, me lo dice dopo, sotto Franz Armiti. Uno di quelli che c'era in quella famosa promozione di Rozzi con la Dilesica. Assolutamente, sì, Francesco... Oh, Sì, Francesco la sera, tra l'altro, nella serata promozione, insomma, ha avuto un piccolo infortunio in fase di riscaldamento, quindi insomma, siamo molto uniti, tra l'altro ci vediamo spesso, anche se sono tanti anni che non giochiamo più insieme. No, volevo dire, la coppia arbitrale forse più che in quel finale di terza ne ha combinate di più grosse nel quarto, su situazioni di punteggio già un po' più delineate. Per esempio ricordo benissimo un ace di Scagnano salto flotte, ero proprio lì sulla riga, dentro di mezzo metro, dato out, lì... E lì si erano recesi un po' gli animi, però come diceva Roberto, alla fine il nervosismo di Scandiano derivava di più dall'essere stati rimontati dal 23-18 più che sui singoli palloni, sui singoli episodi che riguardandoli in effetti sono stati giudicati correttamente. I giocatori sono sempre un po' delle brutte bestie, no? Soprattutto quando giocano. Cioè, all'andata noi abbiamo perso 3-1 con Scandiano e sul 24 pari, sulla possibilità per noi di avere un match ball su una palla dentro evidente di Enrico Iori, in quel caso c'era stato un cartellino giallo al nostro secondo allenatore, quindi vuol dire che comunque le proteste ci sono sempre, sì, e sì. È difficile contenersi in certi momenti, soprattutto quando i palloni scottano e quando c'è la posta in palio, quindi è una cosa abbastanza comprensibile, anche se poi io ad esempio non ho mai preso neanche un cartellino. Ah, in 27 anni? Ma neanche, non ci sono neanche andato vicino, perché protestare contro l'arbitro sai già a priori che non ti serve, perché non tornerà mai su una decisione già presa. E quindi, insomma, sì, è un'arte anche quella di parlare con gli arbitri. Sì, assolutamente, magari poi se gli fai capire che secondo te ha sbagliato e perché, la volta dopo ci pensa e magari prende una decisione giusta,
non dico che voglia compensare con un altro errore a quello che ha fatto prima, però insomma quantomeno è... Verissimo, questo che ha detto il nostro Roberto Rozzi, Poncemi, sintomo anche di grande di uno che ne ha viste insomma partite. Parlando un po' degli aspetti individuali della gara, c'è stato un Lorenzo Lari che, come tu hai detto, è diventato il tuo nuovo idolo, perché ha fatto una partita impressionante. Eh sì, 20 punti col 57% in attacco. Se vogliamo definire un migliore di campeggio possiamo scegliere lui, ma anche il nostro amico Corrado Ferrari, centrale, che ha fatto un'ottima partita. Bottioni, che è stato scelto al palleggio e ha risposto una grande gara. Che coraggio fare quel tocco di seconda sul punteggio in equilibrio. Sul 25 pari del terzo set, avete visto, esatto, il tocco di coraggio primo. O incoscienza? Ma guarda, diciamo anche consapevolezza, perché Marco è un ragazzo intelligente e conosce i propri mezzi fisici. Se gli dai una bella ricezione un metro sopra la rete, fai fatica a andarlo a prendere, esatto, ha delle doti fisiche non indifferenti, è un po' l'alter ego di un altro amico, Borelli Marco, che anche lui insomma invece ha qualche centimetro in meno e magari qualche insomma, anno in più, esatto, un po' più e quindi ha delle caratteristiche che si completano perfettamente, assolutamente, sono assolutamente complementari e quindi anche questo è sicuramente una cosa di equilibrio che dà equilibrio alla squadra, insomma. Fabio, parlando della squadra che ha costruito Campegine, attenzione perché comunque sono state fatte le scommesse, assolutamente vinte, abbiamo detto del libero classe 96, Bottioni pescato comunque dalla Serie C fino a quel momento lì, non ha giocato in B2 e di fatto si è guadagnato il posto da titolare, e poi dopo Ollari invece è stato un gran colpo, oggettivamente è stata brava a prenderla, giocatore che invece lui ha avuto esperienza anche in B1. Enrico Iori nel ruolo di opposto, anche per lui insomma abbiamo avuto una soffiata da Lorenzo Cavallini per prendere Ollari quest'estate. Allora, no, si fa un po' di gossip, Cavallini che lo ricordiamo anche se è un po' fuori dal giro, continua sì, a dare una mano, assolutamente. Cava. sì perché ci sono insomma delle cose, quelle ci si sente durante l'estate, cose insomma fa sempre piacere. Lorenzo Lari, che è un ragazzo parmense che ormai di casa, ha anche giocato in Serie B1 a Gaeta, ha fatto un'esperienza lontano da casa. Questa che abbiamo visto è la classifica di Serie B2, abbiamo fatto anche la grafica classifica di Serie B2 per l'occasione, intanto vedete la situazione di Scandiano, che è abbastanza tranquilla di questo terzo posto, però deve stare attenta e soprattutto insomma 32 punti di questa campeginese che da sabato nessuno, salva matematicamente. Nessuno avrebbe mai ipotizzato alla vigilia del campionato, dai, diciamoci la verità. Sì, ottenere la salvezza con tre turni d'anticipo con questa sì, autorità. Matematica con tre turni, ma dai, una salvezza che in realtà c'è già da qualche settimana, sì, insomma, possiamo dirlo. In realtà sì. Scaramanzia a parte, insomma. E poi c'è anche la possibilità di arrivare a una posizione nella famosa parte sinistra della classifica, sarebbe molto bello per chiudere l'anno bene. Tra l'altro un buon calendario campeggia negli ultimi tre turni, quindi abbiamo la prossima contro Crevalcore a Crevalcore, quindi c'è proprio così, loro sono sopra di noi di due punti e vediamo, insomma noi adesso naturalmente andiamo là senza nessun patema d'animo e con una condizione psicologica comunque insomma positiva, poi quello che verrà naturalmente tutto di guadagnato. Per quanto riguarda invece Scandiano, per fortuna Modena Est continua a far fatica, giocava poi contro Ferrara e quindi ha perso, rimane a meno 5, mancano tre partite, insomma il terzo posto dovrebbe essere comunque garantito, anche perché Scandiano ha un buon calendario, gioca con Massa la prossima partita. Il problema è che il secondo posto, alla penultima, se andrà a Mirandola, se è a meno 5 da Mirandola, arrivare al secondo posto adesso diventa davvero dura ed era importantissimo. Allora, già che ci siamo, parliamo anche della B2 femminile. I risultati ci dicono che Grissinbon Tecnocoppia Giovolle perde 3-0 in casa contro Pro Patria Milano ed è retrocessa matematicamente. Ora in Serie C perde anche il Gramsci contro Monza 3-0 e abdica alla lotta per i playoff. La classifica di B2 femminile possiamo andare a vedere. Allora, il Gramsci ormai, Fabio, è spacciato per quel che riguarda i playoff, ha una situazione in cui ha davvero poco da dire, perché insomma 6 punti da recuperare diventano molto difficili, soprattutto ci sono 4 squadre a mettersi dietro oltre che i punti, e il Giovolli a cosa può puntare a questo punto? A cercare se possibile di racimolare qualche punto, evitare l'ultimo posto, se possibile magari arrivare anche terzo ultimo, quarto ultimo, lo diciamo già da tempo, perché comunque si favorirebbe un ripescaggio in tal senso, almeno sì. Sì, l'unico obiettivo rimasto ormai al Giovolle, è un grosso peccato per il Gramsci, lo voglio sottolineare, perché
In casa questa squadra, lo diciamo sempre, ha dimostrato di poter battere tutte, come ha fatto con Fiorenzuola, la vice capolista, settimana scorsa. Purtroppo in trasferta non ha mai trovato un rendimento soddisfacente, anche a Monza, un 3-0 tirato, è vero, però comunque un altro KO a questo punto decisivo, perché finire a meno 6 dalla terza a tre giornate alla fine significa che il sogno playoff del Gramsci è finito. Comunque è stato un discreto campionato. Va anche detto che Gossolengo, vedete in vetta più 10, ha vinto il campionato matematicamente proprio sabato sera in quel di Carpi. Danno promosso, è una società comunque che ha grandi obiettivi, perché si parla già di fare una B1 importante, società dove gioca Jenny Arnoldi per esempio, ex pallavolo, diciamo, la conosciamo benissimo. Hanno festeggiato sabato a Carpi. Allora, B2, panorama degli appuntamenti del weekend per chiudere il discorso B2, poi andiamo anche a chiudere con Scandiano Massa, come dicevamo, alle 18.30 di sabato, Crevalcore contro Campeginese alle 21, Lodi Grissinbon sempre alle 21, partita difficile comunque per il Gio Volley, e Gramsci in casa contro Bergamo. In teoria è una vittoria scontata per Gramsci, però attenzione, perché comunque senza più motivazioni questa squadra sappiamo che è un po' imprevedibile, mettiamola così. Ma sì, potrebbero venire fuori risultati anche strani da questo sabato, in effetti. Anche perché inizia a arrivare quella zona della stagione dove le squadre, Robby, sono un po' smantellate, le motivazioni su quelle che sono. Ma sì, magari incroci una squadra che fino a un mese prima avrebbe lottato col coltello fra i denti, che adesso magari non ha più niente da chiedere, quindi... Fa giocare le riserve. Esatto, cioè, sono un po' quelle code di fine campionato che proprio per questo credo che le ultime due giornate si giochino ad orari unificati, per evitare che ci siano, appunto, magari che uno conosca già i risultati prima, sì, oppure che ci siano queste speculazioni, diciamo così. In genere tutta sabato sera vengono anticipate lo stesso orario. Facciamo così, prima di chiudere con il panorama Serie C, ci rimangono a vedere i petardi di Poncemi di questa settimana. Sono cominciati i playoff del campionato di Serie 1 femminile e come al solito ci sono le due reggiane protagoniste, Francesca Ferretti e Alessia Gennari. Ieri sera ottimo inizio per la Rebecchi Roll Meccanica Piacenza di Francesca Ferretti, che soffre ma batte 3-2 Pesaro in gara 1 dei quarti di finale, quindi adesso vede già appunto la semifinale, mentre questa sera sarà il turno di Alessia Gennari della sua Chieri, che affronta Bergamo, quindi avversario davvero molto difficile in gara 1 dei quarti. Sabato sera poi ci sarà gara 2 con Chieri e Bergamo che si affronteranno in casa appunto di Chieri. Ci sarà la diretta su Rai Sport 1 e si potrà vedere appunto Alessia Gennari all'opera. In Serie 1 maschile invece Trento ha già conquistato la finalissima eliminando in sole tre gare Cuneo, mentre questa sera al Palabanca di Piacenza, grandissimo appuntamento con la Copra Elior, padrona di casa, che ospita Macerati, campione d'Italia in carica, e gli emiliani hanno la grande occasione per eliminare i campioni in carica con un possibile successo che varrebbe la finale, visto che appunto Piacenza avanti 2-1 nella serie dopo aver vinto gara 3 in quel di Osimo. Parliamo di ex Eleonora Morselli, ve la ricorderete, l'ex Crovegli, lo scorso anno protagonista, anche sfortunata con quel gravissimo infortunio al ginocchio. Ebbene, quest'anno è tornata con la maglia di Montecchio in Serie C. Pensate che sabato, nella vittoria di Montecchio 3-1 contro la Rebecchi Piacenza, ha messo a segno 35 punti. Quindi lo vogliamo sostenere come di buon auspicio per il suo futuro, perché è una ragazza giovane che ha avuto tanta sfortuna nella sua avventura alla Crovegli, ma adesso pare sulla strada giusta per un grande ritorno. Open Gangnam Style. Brava Eleonora Morselli, che ci permette anche di aprire il discorso Serie C, che andiamo a vedere con le consuete grafiche per vedere i risultati e la classifica. Allora, maschile, partiamo dal maschile, il girone A con Piacenza Correggio 3-2. Questa CSC, Fabio, non ce la fa a trovare continuità anche adesso che ci avviciniamo ai playoff. Era lo scontro chiave, peraltro, per il terzo posto, avanti 2-0 Correggio, poi ha perso nettamente terzo e quarto, il tiebreak 18-16. È una sconfitta che potrebbe pregiudicare il discorso terzo posto, peccato davvero perché l'avevano approcciata alla grande questa gara. Campagnola invece batte 3-1 San Polo, si mantiene lì in linea di galleggiamento, però anche Busseto, battendo i Vigili del Fuoco, rimane sopra. Ricordiamo, Campagnola ha una partita da giocare in più rispetto a Busseto, però per adesso è dietro in classifica, quindi insomma un po' di pressione ce l'ha assolutamente sulle spalle. Nell'altro girone, attenzione, il miracolo di San Martino, che va a battere Torrazzo in casa sua e si assicura una posizione ai playoff. Consolida al secondo posto, in teoria anche il primo occupato da Vignola, non è impossibile, anche se penso che San Martino chiuderà seconda. Grande campionato ancora di San Martino con tanti giovani.
Allora, il discorso invece C-femminile, tra l'altro chiedo anche al nostro amico Zucchi se ci può togliere il logo, così abbiamo anche la possibilità di far vedere il panorama completo ai nostri spettatori. C'è Guastalla Parma che è finita 2-3. Fabio, era la partita dove Guastalla provava ad agganciare il treno primo posto. Sì, c'erano due punti di stacco tra Parma e Guastalla, giocando appunto in casa di Guastalla, la grande occasione per poter andare avanti di uno e a quel punto probabilmente vincere il campionato, perché queste due squadre hanno fatto davvero la differenza su tutte. Guastalla che stravince il primo set 25-13, poi perde il secondo e il terzo, poi perde al tiebreak 15-13 ed è la sconfitta che sancisce quale certamente la vittoria del campionato di Parma e Guastalla e Arbor che faranno i playoff a questo punto. Allora, nel resto della giornata, Fabio, qualche cos'altro segnalare? In realtà l'Arbor che continua a vincere, per il resto è campionato quasi finito per tutto, nel senso che Calerno ormai ha mollato totalmente, ha perso ancora in casa, Corte di Gonzaga, Cormo San Martino, Bassareggiano hanno fatto tutto un discreto campionato, ma hanno ormai delineato. E allora è il 3-0 dell'Arbor, ovviamente quello che non vedete coperto a logo, contro Longina, mentre San Martino batte 3-1 il Cadeo Piacenza. Andando invece a vedere gli appuntamenti di Serie C, ecco Aurora Parma Campagnola. Partita non facilissima, attenzione per Campagnola, perché andare a vincere sul campo d'Aurora non è mai facile, però attenzione perché con Reggio Ongina è un'altra gara, sempre parlando delle reggiane, che anche qua è il match decisivo per il terzo posto. A questo punto Correggio deve vincere da 3. È decisivo anche per i Vigili del Fuoco per la salvezza, la gara contro l'Alga Parma. Sampolese Castellani invece è una gara tra una già retrocessa a Castellane e una che non ha niente da chiedere come Sampona. Nell'altro girone San Martino deve assolutamente a questo punto vincere contro Corlo. Begoniaga Montecchio, Moglia San Martino, Cadeo Piacenza Guastalla, Parma Bassareggiana, Ongina Corte dei Gonzaga, Spezzanese contro Calerno e Rebecchi Piacenza contro Arbor per chiudere il turno. Siamo davvero arrivati in chiusura di questa puntata di Studio Volley. Grazie mille Roberto Rozzi. Grazie a voi. Adesso che hai finito quasi la tua carriera da giocatore, potrai tornare utile da opinionista, spesso e volentieri. Ti aspettiamo. Insomma, è sempre un piacere parlare di pallavolo, perché i giocatori di pallavolo sono anche appassionati, quindi seguono. C'è un futuro da allenatore nella tua carriera? Non lo so, io faccio un discorso, cioè se non avessi avuto qualcuno che mi insegnava e mi dava questa esperienza positiva, probabilmente non avrei avuto queste soddisfazioni, quindi credo di poter così intraprendere e provare anche questa cosa. Fabio, come lo vedi Roberto Rozzi da allenatore? Lo vedo bene, perché Roberto Rozzi è un esempio per tutti, lo dico con tutte le persone che ho conosciuto, me ne hanno parlato davvero tanto bene, dentro, fuori dal campo, una sicurezza per tutti, e quindi essendo una sicurezza credo che possa fare anche una bella carriera anche da allenatore. Grazie mille Fabio Poncemi, con te l'appuntamento è a settimana prossima, grazie anche a Mirko Zucchi. Ovviamente il nostro saluto finale, come vi avevamo anticipato, è dedicato ad un anno di distanza a quella CSC Correggio dei Miracoli, ma soprattutto all'anniversario della scomparsa di Gianfranco Astolfi, del prof. E noi vogliamo ricordarlo così. Arrivederci. Un anno fa, di questi tempi, si concludeva nel modo più bello e allo stesso tempo più triste la favola della squadra che non sapeva perdere. Quella CSC Correggio, la Correggio del professor Gianfranco Astolfi e di grandi uomini, che sapevano essere squadra vera, capace di conquistare la Serie 2 dopo anni di inseguimenti e sogni svaniti per un soffio. Il 15 aprile 2012 è il giorno dei giorni, quando nella notte di Asti Nicola Romani mette giù l'ultimo pallone che significa Serie A. Corsa di quei meravigliosi ragazzi verso quel computer che li collega con un letto d'ospedale dove il loro allenatore sta lottando contro la malattia che soli 4 giorni più tardi ci porterà via il prof Astolfi. Una dedica indimenticabile, come non ci possiamo levare dalla mente e dagli occhi quell'interminabile applauso a Forte Einaudi prima di Correggio Iglesias, la partita che andò in onda poche ore dopo i funerali del prof.
la storia di Correggio ad altissimi livelli nazionali finirà lì, ma lo spirito di quella squadra rimarrà per sempre, come il ricordo del prof, il nostro prof.